Vediamo ora di analizzare in un modo comprensibile, nella speranza ovviamente che ciò sia tale, quelli che sono i concetti elementari relativi al concetto di democrazia espressi da Marx sostanzialmente e dal pensiero comunista in senso più generale. Naturalmente noi sappiamo che nel 1848 viene pubblicato proprio il manifesto del Partito Comunista e questo, questa data però è anche l'inizio di una nuova realtà, di, dei grandi moti del 1948 che eh, sconvolgono tutta l'Europa e che fungono un po' come elemento di partenza su cui poter riflettere per una nuova realtà eh, politica e sociale che si sarebbe potuta instaurare in Europa proprio in una eh, prospettiva naturalmente socialista. Ed è quindi qui che anche il concetto di democrazia viene a delinearsi sempre più in relazione a quello del socialismo. Naturalmente già all'inizio dell'Ottocento c'erano stati i prodromi, le anticipazioni di questa eh, connessione tra i due concetti, cioè di democrazia e di socialismo, ma dal 48 in poi questo viene fatto in maniera più marcata e soprattutto eh, attraverso un fondamento ehm, dell'esperienza storica che ha eh, coinvolto l'Europa intera. Noi sappiamo che Marx ed Engels, naturalmente entrambi eh, pensatori e teorizzatori della, del comunismo, si scaglieranno proprio nel 1850, due anni dopo quindi appunto le rivoluzioni, i moti del 48, si scaglieranno contro la democrazia piccola borghese. Una realtà, quella piccola borghese, che ha eh, naturalmente in sé delle istanze democratiche di tipo egualitario, ma tutto ciò è posto su un piano puramente formale, secondo i critici comunisti, e non reale, cioè l'uguaglianza è un'uguaglianza di diritti, è un'uguaglianza che è sancita in qualche modo dalle costituzioni che sono state fatte anche in seguito a quella rivoluzione che loro ritengono essere espressione della borghesia, cioè la rivoluzione del 1789 e poi da lì agli anni a seguire, quella francese naturalmente, ma tutti questi diritti, tutti questi diritti che sono stati così giustamente eh, promossi: libertà, uguaglianza, fratellanza, riassumibili no, in questo motto, eh, molto noto, che però appunto non sono in realtà espressione di una realtà fattuale che corrisponda a questi diritti, ma sono soltanto scritti sulla carta, sono soltanto formali e non riguardano. Fatto l'esistenza reale, concreta dei singoli individui all'interno di una comunità. Allora, eh, successivamente, sempre questi due autori, nel 1852, scriveranno proprio un testo che si chiama 18 Brumaio, poi eh, per sintetizzarlo perché è un titolo molto lungo. E in, in questo testo analizzano quanto è avvenuto proprio eh, durante la Rivoluzione francese e qui eh, sottolineano ancora come in realtà la democrazia sia relativa sempre ai piccoli gruppi eh, borghesi, o meglio ai gruppi dei piccoli borghesi, e come in realtà la rivoluzione socialista, comunista, si contrapponga a questo tipo di rivoluzione che invece non è realmente tale, proprio perché è espressione di questa piccola borghesia. La piccola borghesia infatti, secondo i due autori, ha una falsa autorappresentazione, cioè ritiene eh, di essere se stessa. Come un popolo, un demos. Ma, e quindi l'estensione del termine democrazia eh, viene fatto a partire da una prospettiva borghese, che però appunto si basa su questa falsa autorappresentazione, in quanto no, ritiene di essere superiore questa borghesia a ogni tipo di conflitto di classe. E quindi ritiene se stessa di essere la totalità delle genti, di essere il popolo in quanto tale. In realtà la borghesia è una parte di un processo, no? sostengono i due autori, di conflitti di classe che hanno caratterizzato tutta la storia dell'umanità, in particolare dell'umanità occidentale, perché questa è quella che prendono in analisi Marx ed Engels, e naturalmente questi, le, questi conflitti di classe si esprimono nella condizione presente a questo autore, a Marx e ad Engels, anche naturalmente. Sono, um, sono rapporti che vedono il conflitto tra la classe capitalistica e borghese, rappresentata proprio da, questa, da questi gruppi piccolo-borghesi di cui stiamo parlando, e dall'altro lato il proletariato. Quindi c'è un conflitto reale, ma nel momento in cui la borghesia ritiene di essere la totalità del popolo, del demos, ecco che si genera una falsa autorappresentazione. E cosa fanno invece? I due autori si auspicano di attuare una vera democrazia. Una vera democrazia che possa essere tale, cioè possa essere realmente nelle mani del Demos, che non sono i piccoli borghesi, appunto, e possa divenire una fase transitoria, quella democratica, eh, utilizzata in senso strumentale che però mh, possa poi rendere eh, facile l'attuazione successiva della eh, naturale eh, società comunista, cioè della naturale nel senso che è uno sbocco necessario, naturale secondo le leggi storiche quello dell'avvento del comunismo, proprio in virtù della condizione capitalistica di questo sfruttamento dei lavoratori. Ma eh, lo sfruttamento dei lavoratori deve condurre innanzitutto, lo ripetiamo ancora una volta, ad una vera democrazia che è quella appunto eh, che non è basata su una falsa autorappresentazione della borghesia, ma è proprio quella che ha in sé ehm, i germi del comunismo. Dunque, potremmo dire quella fase che si potrebbe chiamare di dittatura del proletariato, altrove viene così chiamata. La dittatura del proletariato è proprio questo: cioè una, una democrazia che serve eh, come metro per criticare un presente che di fatto si professa democratico, ma che eh, appunto di fatto non lo è. Dunque, eh, un testo importante in questo senso per configurare ancora più eh, attentamente eh, quello eh, che è il significato di democrazia all'interno del pensiero marxista è quanto viene espresso nell'opera più importante di Marx, che è Il capitale, scritto nel 1867 ed è un testo fondamentale, molto anche voluminoso, molto corposo e che cerca un po' di prefigurarsi anche la condizione comunista, ma soprattutto di dare delle spiegazioni storiche eh, e di trovare delle leggi storiche che possano eh, giustificare e spiegare proprio questo processo di eh, avvento del comunismo. E allora eh, viene infatti in questo testo utilizzato il comunismo primitivo che si collocava in alcuni stati, in alcune regioni, in alcune aree del, del mondo, eh, nell'India nell per esempio, eh, questo comunismo primitivo viene preso ad esempio eh, per fungere un po' da metro di confronto rispetto alla realtà attuale anche qui come abbiamo detto per la democrazia le sue fonti sono principalmente due e sono Wilkes che il quale parlava del villaggio indiano ritenuto come una comunità separata e l'altra fonte importante è Campbell che invece accentuava gli aspetti democratici di numerose comunità. Quindi queste comunità primitive, il villaggio indiano, insomma, sono, secondo la prospettiva marxista, delle forme di comunismo primitivo. Per Marx il comunismo primitivo si trova in India, ma non solo. Abbiamo detto si trova anche in altre comunità, per esempio nel Medioevo russo, ma anche nelle Americhe. Nelle Americhe, come già era stato detto da molti autori che avevano fatto il viaggio presso i popoli nativi americani prima dell'avvento della conquista da parte degli europei di questi territori e che dunque appunto già aveva in sé proprio le connotazioni specifiche di una uh, democrazia comunista, in un certo senso. E non solo questo, uh, possiamo dire che ci sono anche altri popoli che vengono citati proprio come esempi di questo comunismo primitivo. Mentre il dispotismo, che ovviamente si è affermato anch'esso in numerose parti del mondo, non ultima in Oriente tradizionalmente, appunto il dispotismo è identificato con i territori eh, orientali, con i, eh, i regni persiani, i grandi imperi eh, che arrivavano proprio dall'area orientale eh, dell'Eurasia. Della ecco, vediamo come però appunto questo dispotismo sia in realtà, secondo l'interpretazione di Marx, molto simile al capitalismo moderno. Quindi il capitalismo moderno si configura come una forma di eh, eh, dispotismo, anche qualora esso non sia ritenuto tale dai soggetti agenti. Eh, secondo Marx, inoltre, in questa storia, diciamo che lui si figura intellettualmente dell'umanità, dell Dopo questo comunismo primitivo avviene una fase di, eh, di caccia che mm, fa sì che ci sia eh, un processo di cooperazione all'interno proprio della comunità e quindi in questo modo la cooperazione facilita il lavoro comune, l'operare comune, ma questo lavoro gradualmente viene via via, sempre più appunto sfruttato da un despota e da un capitalista. Quindi il lavoro che in origine era fondato sulla cooperazione, ora, col tempo, si, si corrompe in qualche modo eh, proprio in virtù dello sfruttamento attuato da parte di un despota o di un capitalista. Nel 1852 Marx, quindi non... Nel, nel capitale che abbiamo qui eh, mostrato in qualche modo proprio nella sua teorizzazione di questo comunismo, mh, di questo comunismo primitivo, ma già eh, 15 anni prima, proprio nel 1852, aveva parlato dell'espressione dittatura del proletariato, no? che poi abbiamo già citato precedentemente. La dittatura del proletariato è proprio questa forma di eh, democrazia che si dovrebbe instaurare a partire. Da un primo momento in cui il proletariato eh, si impone proprio sulla minoranza eh, piccolo-borghese, di cui eh, abbiamo detto prima. Quindi, anche qui, anche nel 1852, eh, abbiamo mm -hmm. proprio il, la, la teorizzazione di quanto abbiamo detto prima relativamente alla democrazia. La dittatura, insomma, eh, che cos'è secondo Marx? La dittatura è un limite della democrazia perché è un qualcosa che mh, si configura come, come, una fase, come una fase e che dunque eh, ne esprime i limiti, eh, nel senso che eh, la democrazia eh, vera e propria si realizza con il socialismo, quindi la democrazia, abbiamo già detto, no, ha un uso, è un uso strumentale quello che si fa della democrazia da parte dei socialisti, perché il vero fine è proprio la realizzazione di quel comunismo che ha teorizzato anche come originario. In, in una forma proprio eh, nell'india e nei vari paesi che abbiamo citato poc'anzi e quindi appunto la, la, la democrazia come eh, è, è limitata, è limitata in quanto è transitoria ma allo stesso tempo la dittatura esprime proprio un primo momento in cui eh, la classe operaia incomincia a divenire in qualche modo eh, autocosciente la classe operaia afferma se stessa all'interno del conflitto eh, tra le classi, e non è più quindi soggiogata ma diventa eh, proprietaria, tenutaria meglio del potere. E mh, la dittatura del Demos dunque coincide proprio con la dittatura del proletariato per cui appunto il demos, il vero demos, come abbiamo già detto, ma qui ripetiamo per chiarire ulteriormente, proprio in virtù di questo anno 1852 in cui appare questa espressione dittatura del proletariato, ecco, il demos è significativamente importante proprio in questo senso, proprio in quanto coincidente con il proletariato. Un altro testo sicuramente molto importante in cui vengono trattati questi, questi temi è... Ovviamente la critica al programma di Gotha, un testo che proprio si svolge eh, come eh, istanza critica a quel programma che era stato proposto dal Partito Nazional Socialista nel 1875 eh, proprio a Gotha e naturalmente eh, che subisce una forte critica da parte di eh, Marx nello stesso anno. Eh, critica più che altro che si rivolge alle istanze, ai contenuti del programma che vengono ritenuti... Eh, in qualcosa di estremamente lontano dalla reale necessità di una società comunista, ma che invece sembrano essere completamente inseriti nella logica borghese, nella logica capitalista dei diritti che sono essenzialmente, esclusivamente formali e che dunque non colgono la eh, necessità di un cambiamento rivoluzionario. Nello specifico, vediamo come le richieste del, di questo programma di Gotha eh, fossero relative ad un suffragio universale ad una possibilità da parte del popolo di legiferare direttamente e ehm, soprattutto della creazione di un armamento del popolo e di un aumento dei diritti del popolo. Ma queste istanze sicuramente importanti all'interno del gioco democratico non hanno niente a che fare con il comunismo, secondo Marx, sono un qualcosa che non è affatto rivoluzionario, anzi queste affermazioni sono un qualcosa che rivendicano di fatto la realtà già esistente, ma lo fanno in un modo favolistico, fantastico, descrivono la realtà che già è presente e che dunque non porterebbe alcun cambiamento all'interno della condizione della Germania e dell'Europa tutta, ma che in realtà sono eh, fintamente eh, rivoluzionari. Per esempio, esistono già in Svizzera, negli Stati Uniti, e fa tutto un elenco di eh, serie di paesi in cui, appunto, queste istanze erano già presenti e non avevano portato ad un cambiamento effettivo, ma soltanto formale, come abbiamo già detto proprio, la differenza tra sostanzialità e formalità delle istanze. Ora, la democrazia, quindi, ritiene Marx sia radicata estremamente nel mondo contemporaneo e non tanto negli antichi come invece avevano fatto numerosi autori che collocavano la democrazia in un passato eh, che poteva essere quello ateniese ma che poteva essere anche il passato recente o primitivo. No, la democrazia è radicata nel presente e deve essere superata con il comunismo, come abbiamo già detto. E quindi il comunismo, appunto, ha questa istanza di rinnovamento, di rivoluzione contro la società borghese, capitalistica e soprattutto democratica. Ora, naturalmente rifiuta questa visione tradizionale, Marx, la visione di una democrazia assolutamente antica, ma ritiene proprio come ci debba essere una nuova riformulazione del concetto di democrazia e lo ripete anche in questo programma di Goethe, come abbiamo già visto però anche in altri testi, in altri scritti, proprio la democrazia come un qualcosa di risemantizzato nella logica della, eh, del dispotismo del popolo, del dispotismo soprattutto di quel demos che viene identificato, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, con il proletariato. Engels in questo testo che viene scritto insieme a Marx nota anche egli una certa ambiguità del concetto di democrazia, perché naturalmente è consapevole del fatto che questo sia un lessico sorto nell'antichità, nell'antica Atene, ma che in realtà descrive delinea realtà politiche molto differenti all'interno del panorama politico presente. Quindi questa ambiguità del concetto di democrazia è Pienamente nota agli autori del testo, che pure ehm, utilizzano, e qui lo sostiene Marx ed Engels eh, in maniera ancora più eh, virtuosa e hm, forte, ecco. Ci sono delle, delle forme democratiche eh, strumentali che devono essere utilizzate proprio non come un fine ma come un mezzo proprio per eh, far sì che la condizione della società borghese possa essere finalmente superata secondo quelle che sono in realtà poi delle leggi di eh, necessità storica.